sia al progetto di crowdfunding, ma senza intaccare i diritti statutari del comitato. Una bella e partecipata assemblea dei soci ha approfondito nella serata di lunedì i temi iscritti all'ordine del giorno del direttivo di Orgoglio Amaranto. Una larghissima maggioranza ha votato per dare un mandato ben preciso, quello di firmare l'atto che dà il via al progetto di crowdfunding, ma una condizione imprescindibile, cioè quella che non si verifichi nessuna variazione statutaria che intacchi i diritti e le prerogative acquisite dal comitato nel corso dei suoi 9 anni di vita, rafforzati dallo statuto della società sportiva Arezzo, firmato il 19 aprile 2018 al culmine della battaglia totale. Si tratta di diritti che sono ricompresi nell'articolo 7 dello stesso statuto, che riguardano la prelazione, il gradimento, il diritto di poter vendere le proprie quote a determinate condizioni e che più in generale permettono a Orgoglio Amaranto di esercitare le forme di controllo utili alla tutela del cavallino rampante. Ringraziamo davvero tanto tutti coloro che hanno voluto partecipare per esercitare il loro diritto di voto in una decisione così importante, hanno dichiarato i membri del direttivo. Ringraziamo i soci anche per il tenore degli interventi che hanno fatto nel corso dell'assemblea e che hanno permesso di sviscerare alcuni concetti, tranquillizzare in alcuni casi, chiarire su altri aspetti. Il comitato ha subito messo al corrente della decisione la società sportiva Arezzo, in particolare il presidente Giorgio Lacava, adesso in attesa di ricevere la documentazione relativa allo statuto. L'assemblea ha approvato a larga maggioranza di dare mandato al direttivo di firmare l'atto che consente l'avvio del crowdfunding, ma condizionato al fatto che non venga apportata alcuna modifica statutaria.